troviamo qui all'Officina 19, uno dei locali diciamo più importanti della movida agustana e del centro storico per quantità di iniziative e per spazi diciamo attrezzati per il tipo di eventi e manifestazione culturale. Quello che stiamo per presentare è in collaborazione con la Scilocco questo evento diciamo culturale che dà il primo avvio domani, che si chiama Palco On Open Space Music, che vuole essere un contenitore culturale per diciamo le band che insistono nel territorio di Augusta a causa comunque della mancanza e assenza dell'istituzione, delle strutture per i giovani per potersi esibire. Quindi è uno spazio libero dove le band, facendo richiesta, possono dare spazio alla propria creatività, alla propria musica, facendo sentire il loro prodotto. A seguire domani ci sarà anche la Jam Session Live, quindi anche all'apertura anche ad altre realtà e altri musicisti sempre del luogo che hanno voglia di suonare e di mettersi in gioco. Domani è il primo appuntamento, ci saranno due gruppi di Augusta, ragazzi, stanno iniziando adesso, gli Anonymous, il primo gruppo, Still Drunks, il secondo gruppo. Quindi vi aspettiamo domani qui all'Officina 19 per questo aperitivo, all'inizio alle 19.30, e quindi continueremo per tutta la serata con questa programmazione live. Noi di Officina 19 siamo davvero contenti, direi anche orgogliosi di partecipare a questa iniziativa con Schlock, che sarà in scena domani per la prima volta, questo Open On in cui ci saranno dei gruppi che si esibiscono dal vivo e a seguire una jam session che, come altre volte è successo, ci ha dato grandi soddisfazioni, perché diversi artisti si sono esibiti creando degli spettacoli nuovi senza nulla di predefinito per passare delle belle serate di musica. È appunto questo il principio che ha caratterizzato la nostra esperienza di pub qui ad Augusta, cioè quello di essere una officina, un laboratorio sperimentale per artisti, per gruppi, per fotografi, pittori, per quanto di meglio l'arte, la creatività di ragazzi augustani della provincia ha di meglio da esprimere. E questo evento si inserisce appunto in questo programma, che vedrà nelle prossime settimane ancora altre esperienze, come domenica prossima un laboratorio sperimentale di teatro curato da Pierpaolo Saraceno, come le rassegne di shortini che nei mesi scorsi e anche nel mese di gennaio saranno nostri ospiti per proiettare quanto di meglio hanno realizzato negli anni passati, e un'altra serie di eventi a cui Officina 19 tiene molto, che sono appunto quelli della musica live, del divertimento sano, della fotografia, del teatro, quanto di meglio la nostra realtà augustana può esprimere.